Ciao, con una luce sparaflesciata in faccia, vi do il saluto in questo video aggiornamento e chiacchiere varie. Come potete vedere ho una faccia oscena. Sono andata a dormire. Allora, ieri era il compleanno delle gemelle. Grazie a tutti per i bellissimi auguri e per tutto quello che mi avete scritto. Sono stata veramente contentissima. Quindi ieri c'è stata la festa a sorpresa a scuola, quando le abbiamo portate, tutti i bambini si erano nascosti e sono usciti fuori. E bello, bello, bello. E gli avevano apparecchiato, gli avevano fatto il panettone con le candeline, hanno soffiato le candeline. E poi ieri sera, parenti e amici si sono ritrovati da me e da noi, oddio. Da me. Insomma, abbiamo mangiucchiato qualcosa. Hanno mangiucchiato. No, devo dire che ho mangiato abbastanza poco, ma perché, sai, quando c'è gente a casa, ho assaggiato. Infatti, continuavo a chiedere alle persone, soprattutto alle mie amiche, ma questo com'è? Ma questo com'è? Perché non avevo fame assolutamente. Ero in giro e non avevo voglia di, insomma, di mangiare. Le bambine hanno ricevuto tantissimi vestiti, tantissimo abbigliamento, che era poi quello che io preferisco e richiedo se mi fanno la domanda, e hanno ricevuto delle cose così belle, ma da mia suocera che gli ha regalato due vestitini bellissimi, poi insomma le zie, veramente è stato un sono state cose molto molto gradite. Quindi sono andata a dormire passata mezzanotte, alle 5 ero in piedi. E alle 5 ero in piedi perché giustamente io mi sentivo un po' strana, però con mia sorella qui di qua di là, quindi non mi sono neanche truccata perché poi mia sorella stamattina è ripartita, quindi io mi devo fare sempre il mio pianto di tristezza, buongiorno tristezza, però insomma devo recuperare un po' di sonno stanotte, anche se il sonno insomma non si recupera. Allora, due chiacchiere. Per quanto riguarda, volevo dire due cose. Il menù è maledetto, nel senso che ogni volta che io in un menù di una festa metto i crostini fatti con il pane baguette e sopra stracchino e salsiccia, io non riesco a farli. Non sono riuscita a farli. Devo dire che c'era talmente tante cose che insomma nessuno ne ha sentito la mancanza, ma avevo adesso ho un sacco di stracchino e un sacco di salsicce, quelle le surgelo e alcune le faccio al forno con le patate, però insomma. Allora, l'insalata di pasta con i pomodori, ma vi interessa? Ma mi piace tenerlo questo ricordo. L'insalata di pasta con i pomodorini, le ciliegine di mozzarella e il pesto è piaciuta a tutti. L'ho assaggiata ed era veramente buona, veramente buona. Quindi sono rimasta molto molto contenta, l'ho assaggiata che erano tipo mezzanotte. E l'ho fatta, ho buttato 1 chilo di orecchiette. L'orecchietta mi è piaciuta tanto. Come sta? Devo rifarla. I pomodorini dentro, però, io ho preso i datterini perché il pomodorino datterino è una spanna sopra al pomodorino ciliegina, secondo me. Poi ho fatto due paste sfoglie col salame e il galbanino, anche quelle sono piaciute tanto. Ho fatto le girelle di tramezzini, quindi con la Philadelphia. Io volevo riprendere le cose, ho detto faccio un mini vlog prima che arrivano gli altri per far vedere tutto. Non c'è stato il tempo, veramente non c'è stato il tempo, mi spiace. Quindi sia Philadelphia e tonno che con il salmone. Poi abbiamo provato una variante con pesto, Philadelphia e stracchino, ma non sono piaciuto. Il sapore non è male, per mia sorella erano troppo salate, per me no. Per me no, ho assaggiato solo il ripieno, non era male. Poi ho fatto, allora, avevo messo questo giornale, questo quaderno di Alice, l'avevo preso proprio perché era per le torte dolci e salate. E avevo trovato questa che mi piaceva tantissimo, con i pomodori secchi e le olive. Io e la mozzarella, credetemi, ho fatto sp 3-4 spese diverse per questo compleanno perché aggiungevo, toglievo, mettevo, insomma, non avevo ancora deciso bene il menù.
Quindi ieri dico, vabbè, adesso mi faccio la scaletta di come devo iniziare, perché io ho cucinato tutto, diciamo, dalle 3 alle 7. In 4 ore sono riuscita a fare tutto e vado a vedere, non avevo preso i pomodori secchi. Ho chiamato mio marito che non è riuscito a trovarli, vabbè, non fa niente. E quindi l'ho fatta così, ho cercato una ricetta veloce per fare un plum cake salato con il Bimby. Ci ho messo dentro le olive nere, ci ho messo dentro dei pomodorini e datterini che mi erano avanzati e ci ho messo dentro la mozzarella. Non è male, però secondo me il pomodorino giustamente tira fuori più acqua, l'impasto era più umido. Non mi ha fatto, ecco, diciamo che tra le cose che ho cucinato, questo ne ho assaggiato veramente, ne ho assaggiato anche un pezzetto. No, non mi era piaciuto. Infatti, ho detto alla mia amica: ma mi hai detto che era buona? Sì, è buonissima, ma non sa di niente, ho detto io. E poi ci ho messo un po' di parmigiano. Lei mi ha detto: no, sa di, insomma, di olive, di. Vabbè. Comunque, e poi ho fatto una torta salata soltanto con zucchine saltate in padella con aglio e olio e mischiate con la ricotta e la menta. E poi pasta sfoglia sotto e sopra, anche quella è piaciuta. Poi c'era la pizza e la focaccia. Poi ho fatto. Allora, ma io infatti per questo compleanno sono andata un attimo fuori di melone, nel senso che l'altra ricetta che avevo visto non mi sono organizzata bene, ma non è un periodo, insomma, la pissanderie. La pissanderie è questa splendida, splendida torta con le cipolle, acciughe e olive nere. Ho detto, vabbè, facciamo questa, prendo le cipolle, compro tutto quello che serve, qui avevo tutto. Leggo gli ingredienti e vedo 500 grammi di pasta di pane. Dico, ma la pasta del pane io non l'ho fatta, perché ho fatto la treccia brioche del libro base Bimby, però riempita con il cotto e la mozzarella, così anche i bambini lo mangiano tranquillamente. E l'ho impastata alle 6. Poi sono andata in ufficio, vabbè. E mi ero dimenticata che io di impasti ne avrei dovuti fare due. E quindi ho detto, vabbè, non la faccio più. E ho fatto quella con le zucchine. Mamma mia, come sono prolissa. E poi invece ho detto no, la voglio fare perché la voglio provare. Avevo due rotole di pasta sfoglia e ci ho messo la pasta sfoglia. Ragazzi, è una cosa favolosa. Si fanno appassire in padella le cipolle 1 chilo. Piangevo come non so cosa, ho detto ti prego signore non mi far anche rovinare il trucco perché sennò non ho tempo di fare niente. E poi a fine cottura si mette un cucchiaino di zucchero e quindi si caramellizzano un pochino e poi si mette io ho messo pasta sfoglia, cipolle, acciughe e olive nere e poi ho chiuso. È piaciuta tantissimo, questa l'ho assaggiata, ma penso senza la pasta, solo il ripieno ed è un po' difficile da tagliare, infatti la pasta del pane l'avrebbe tenuta molto più compatta. Ragazzi, è una cosa meravigliosa. No, questi sono gli ingredienti, si vedono? E poi, vabbè, i famosi crostini non c'erano. La torta era bellissima. Mi spiace non aver fatto una sola foto. Vediamo se ho una sola foto della torta senza che si vedano gli invitati, perché sai, insomma, alla faccia della privacy. Vediamo se si vede. Eccola qui, Peppa e George. Le bambine, oh, scusate, le bambine l'hanno adorata e l'hanno mangiata. Era pasta di zucchero e dentro era una Kinder Delice. Io ho preso la punta di una fetta da mia sorella ed era favolosa, veramente buonissima. Sono tornata a farle i complimenti perché non sono andata io a ritirarla. Era veramente ottima. E questo è quanto per quanto riguarda il compleanno. Ah, no, l'ultima cosa. Volevo un altro dolce da accompagnare. Una mia amica ha fatto i baci e un plum cake con tutto il cioccolato fuso sopra, però quello non l'ho assaggiato. I baci sono andati via in un attimo, quindi non so neanche com'erano, ma tutti dicevano buonissimi, buonissimi, quindi non li ho ancora assaggiati. E io ho fatto un pan d'arancia con gocce di cioccolato, che è un dolce molto semplice perché si mette
Un'arancia, io ho preso quella che secondo me in questo periodo è la migliore, cioè l'arancia con la foglia, nel frullatore insieme a farina, olio, uova, olio di semi, uova, zucchero e basta. Aspetta, sì, non ce l'ho qui sotto mano la ricetta. E si frulla e si mette nello stampo da plum cake. Era, no, da plum cake, uno stampo. E le gocce di cioccolato si infarinano, si mettono in freezer e poi si aggiungono dopo. È venuta veramente, dicono che è venuta buonissima, io non so. Quella non l'ho ancora assaggiata, ne ho un po' ancora, devo provare. Mia sorella mi ha portato delle cose. Allora, prima di farvi vedere le cose che mi ha portato mia sorella, mi sono piaciute. Noi facciamo sempre beauty adoption. Stamattina ho aperto il mobiletto dei cosmetici, ho visto che si era rifregata il rossetto di Dior che ieri mi ero fregata. È più furba di me. Si è scordata i campioncini, quindi lei ha sempre qui una scorta di campioncini per la faccia. Quindi si è scordata i campioncini da portarmi in regalo e quindi in punizione userò i suoi della Canebo. E guardate questo, è finito. Ve lo dovevo far vedere prima di buttarlo. Guardate, questo è un campioncino. 8 ml di Sensei Ultimate The Lotion. Sono andata a vedere su internet per puro sfizio, perché guardate, neanche, cioè, mia sorella ha il profumo di Dio, profumo di paradiso, e costa 247 euro, non questa boccetta, la confezione normale. Allora, io non so quello che c'è dentro, non mi venite a dire che dentro ci sono solo schifezze, perché io non sono così rigida su queste cose, insomma, wow. E, mi ha e poi abbiamo fatto degli scambi. Allora, questo non ho capito solo perché l'ha portato da Milano, solo per occupare spazio. Mi ha portato questo, che è lo struccante viso occhi della Shiseido. La confezione è da 125 ml e mi dice: tieni, provalo tu, a me non è piaciuto, mi brucia un pochino. Le ho detto: scusami, mi hai dato questo? Cioè, che ti bruciasse e che non ti piacesse, me ne potevi lasciare una metà. Cioè, che senso ha? No, ti ringrazio, lo provo volentieri, ma non ha senso. Poi lei si è presa la BB Cream della Garnier Roll-On, perché le è piaciuta, l'ha provata, e a me ha lasciato questo. Shiseido Sheer High Zone Corrector, che è questo correttore a penna. Così, e questo è il 104. Non l'ho ancora provato, anche se stavate, insomma, sarebbe stato il caso. E poi mi ha lasciato una sorpresa perché questa non me l'aspettavo, ed è un ombretto di Dior Twin Set Eyeshadow. Non si vede niente, vabbè. Allora, da un lato ha è un nero glitterato, si vede, e dall'altro ha lo sfumino in silicone, che insomma, voglio dire, sembra veramente bello. Mi sa che l'aveva preso in altri colori, aveva forse anche un verde, credo. No, era quello di Chanel, quello verde. No, voglio provarlo perché secondo me viene uno smoky bellissimo per la sera. Io poi, sapete, vita mondana, esco talmente tanto. Poi mi ha portato, quando è andata a Roma, mi ha preso questo, non vedo l'ora di metterlo sul frigo, è una calamita. Adesso la apro perché tanto la devo mettere su. Che pesa, perché è pietra. Ed è mens sana in corpore sano. E mi è piaciuta tantissimo, lei, insomma, lei è tanto orgogliosa, cioè sembra, non lo so, non voglio, è tanto felice del mio percorso perché insomma ci teneva tanto. L'ultima, la cosa più bella la lascio per ultimo. Poi mi ha preso, perché io l'avevo chiesta, un'altra tovaglia antimacchia. Vi ricordate, la volta scorsa mi aveva portato quella di questa stessa fantasia, però lilla. Io ne volevo una chiara, così ho adesso anche l'altra. Ed è bellissima, mi piace molto.
È super 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 carina, non credete? E per ultimo, io dovevo iniziarla, cioè dovevo usarlo questa cosa a inizio video, ma credo l'abbia presa da Tiger, sì. Ai gessetti per scrivere ed è favoloso. Io voglio dire solo una cosa. Sono contentissima. Qualsiasi riferimento a fatti o persone o topini realmente esistiti. Niente, scusate. È bellissimo. Ho sempre voluto un Chuck. E questa è insomma, sì, l'ha presa da Tiger, è questo. Quindi, insomma, sono stata veramente molto contenta dei regali, soprattutto perché mia sorella mi ha portato un giubbino invernale, due casacche, no, una maglia, una casacca e 13 pantaloni. Allora, io non ho mai avuto, cioè lei non ha mai avuto il mio peso, però era in sovrappeso, quindi i pantaloni sono tipo 48 e adesso no, insomma, è magra. Però insomma, sono contenta perché alcuni vestono un po' più larghi, sono invernali, quindi sono proprio a posto, ma di tutto eleganti, casual. E quindi con i pantaloni, diciamo che per il, no, non per il momento, adesso ne ho trovato un altro. Un'altra mia cognata mi ha regalato un altro pantalone, quindi insomma, bello molto. Quindi vi ho annoiato anche troppo. Vado a preparare la cena. Io, il mio struccante, il mio cagazzino di struccante. Vabbè, vi saluto. Vi siete mancati, però io vengo totalmente assorbita dalla vita. Talvolta, e no, è stato, mi spiace non avervi reso partecipi perché comunque avete scritto delle cose bellissime e sono passati 3 anni. Wow, 3 anni. Tra un po' mi chiederanno le chiavi della macchina e io non gliele darò, ma andate a piedi, che vi fa bene. Ciao.